8 agosto 1919. Nasce a Torre Annunziata Dino De Laurentiis, uno dei più importanti produttori cinematografici italiani. Giovanissimo si trasferisce a Roma per intraprendere la carriera di attore, ma realizza molto presto che il suo posto non è davanti la macchina da presa. Divenuto produttore esecutivo della Lux Film, De Laurentiis manifesta una precoce e felice intuitività nella scelta dei copioni. Nel 1950 dà vita, insieme al suo amico Carlo Ponti, alla Ponti De Laurentiis, con studi propri a disposizione. Fra i tantissimi capolavori che produce, Napoli milionaria di Eduardo De Filippo, 1950, Dov'è la libertà di Roberto Rossellini, 1952, Miseria e nobiltà di Mario Mattoli, 1954, e La grande guerra di Mario Monicelli, 1959. Produce il primo film a colori realizzato in Italia, Totò a colori, 1952. Con la regia di Federico Fellini, De Laurentiis produce La strada e Le notti di Cabiria, premi Oscar per il miglior film straniero. Trasferitosi negli Stati Uniti, continua a produrre film di successo. De Laurentiis muore a Beverly Hills a 91 anni, l'11 novembre 2010.